Benvenuti ad una nuova edizione di Calabria News 24 Informa. Arrestati a Reggio Calabria, mandanti ed esecutori dell'omicidio di Giuseppe Canale avvenuto nel 2011. Sentiamo. Avevano appena 20 anni i due esecutori materiali dell'omicidio di Giuseppe Canale, avvenuto il 12 agosto del 2011 a Reggio Calabria ed arrestati dai carabinieri dei comandi provinciali di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Canale, 33 anni, ritenuto vicino alla cosca Serraino dell'Andrangheta, fu ucciso in un agguato con alcuni colpi di pistola mentre si trovava nei pressi di un bar nella frazione Gallico di Reggio. Tentò di fuggire all'agguato allontanandosi a piedi, ma fu inseguito dai sicari che gli spararono più volte, finendolo poi con un colpo di pistola alla testa. Nell'agguato contro Canale rimase ferito in modo non grave un passante raggiunto accidentalmente da uno dei colpi di pistola sparati contro il pregiudicato. I due killer, Nicola Figliuzzi e Cristian Loielo, oggi 27enni, entrambi di Soriano Calabro, per compiere l'omicidio avrebbero ricevuto una cifra che un collaboratore di giustizia ha indicato come oscillante tra i 10 e i 14 mila euro. Mandanti dell'assassino di Canale, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbero stati appartenenti alla medesima cosca di 'Ndrangheta a cui apparteneva la vittima, quella dei Chirico Condello. Movente dell'omicidio sarebbe stata la volontà di incidere sugli equilibri criminali fra i gruppi della zona nord di Reggio Calabria, modificati, riferiscono i carabinieri, in seguito agli arresti che nei mesi precedenti al delitto avevano interessato i vertici della cosca. Insieme ai due killer, entrambi già noti alle forze dell'ordine e coinvolti nell'operazione Gringia, i militari hanno arrestato anche altre quattro persone. Una avrebbe organizzato l'omicidio fornendo il supporto logistico e le informazioni ai due esecutori materiali per individuare la vittima, mentre le altre tre sarebbero state i mandanti dell'assassinio. Ancora cronaca, scoperti dalle fiamme gialle 160 finti braccianti agricoli per oltre 16.000 false giornate lavorative. Denunciato il titolare di un'azienda nel Cosentino. A Monte Giordano la Guardia di Finanza ha scoperto una truffa ai danni dell'INPS per oltre 110.000 euro. A tanto ammontavano le indennità di disoccupazione, sussidi di maternità, assegni familiari, indennità di malattia illecitamente richieste dai falsi braccianti. L'indagine delle Fiamme Gialle, svolta in stretta collaborazione con l'INPS di Rossano, ha interessato un'azienda agricola avente sede nella provincia di Matera che, mediante la predisposizione di falsi contratti di fitto comodato di terreni, ha dichiarato una rilevante disponibilità di fondi agricoli idonei a giustificare, con riferimento al solo anno 2014, l'assunzione fittizia di 160 operai agricoli a tempo determinato e la dichiarazione di ben 16.000 false giornate lavorative. Per l'occasione sono stati predisposti fraudolentemente tutti i documenti necessari per attestare il falso impiego della manodopera in agricoltura. I controlli eseguiti dai militari della Guardia di Finanza sono stati incentrati sulle residenze dei braccianti assunti opportunamente poste in relazione con la sede dell'azienda. L'impresa agricola materana infatti risultava assumere manodopera nella provincia di Cosenza, in particolare nella zona di Corigliano Calabro, Cassano, Ionio e Rossano. Lo sviluppo delle indagini ha consentito di far emergere la truffa e di interrompere l'erogazione delle varie indennità illecitamente richieste dai falsi lavoratori. Parte delle indebite erogazioni sono tuttavia risultate effettuate con la compiacenza di un funzionario dell'ente erogatore, il quale, utilizzando in modo fraudolento alcune banche dati telematiche, mediante accessi non autorizzati al sistema informatico, ha forzato le procedure di controllo, consentendo l'indebita erogazione di circa 24.000 euro ad alcuni falsi braccianti agricoli. La complessa attività di indagine si è conclusa con la denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di falso e truffa del titolare dell'azienda agricola, dei 160 falsi braccianti, oltre che del funzionario dell'INPS. Arrende in provincia di Cosenza, manca l'acqua da giorni e ripetutamente. La carenza idrica ha costretto alla chiusura il proprietario di un B&B. Non ne possono più Arrende i residenti, i quali sono costretti a convivere ormai da tempo con il problema della carenza idrica, acqua che solo in questa settimana è venuta a mancare ininterrottamente per ben 5 giorni, come ci ha spiegato ai nostri microfoni il proprietario di un B&B della città d'Oltrecampagnano. Che non è arrivata proprio per nulla da 5 giorni, solitamente arrivava almeno la notte, caricavano un po' i cassoni dei palazzi e magari poi andava via durante l'arco della mattinata, ma almeno si caricavano i cassoni. Adesso sono 5 giorni che l'acqua non c'è completamente.
Il problema è cominciato a manifestarsi dallo scorso mese di luglio, quando con l'eccessivo caldo i bacini si sono cominciati a prosciugare. A risentire anche della mancanza d'acqua, naturalmente, gli imprenditori della zona. Cioè, tutti gli imprenditori, quelli che hanno delle attività in queste zone qui, e non sanno più come fare, insomma, stiamo vivendo veramente una situazione drammatica. Il signor Criolo, dopo essere stato costretto a chiudere il proprio B&B per la mancanza di acqua, si è recato presso il comune per cercare di avere chiarimenti in merito al problema. E io purtroppo per questa situazione qui, oltre ad aver messo dei cassoni in più, quindi una spesa in più, purtroppo io un bed and breakfast, ho dovuto far andare via della gente. Perché non sono bastati nemmeno i cassoni in più, insomma, 5 persone in una giornata, 5 nell'altra, 5 nell'altra, insomma, ma non è la prima volta che succede, con l'arco di tutti questi mesi, è successo spesso. Niente, si rimbalzano la Sorica con l'acqua potabile, col comune, si rimbalzano l'uno con l'altro, ma nessuna, dicono che c'è carenza idrica, va bene, c'è la carenza idrica, tutto quello che volete, diminuisce la portata, tutto quello che volete, ma non potete lasciare 5 giorni completamente a secco un quartiere o dei quartieri. È una cosa incredibile, insomma, questa. E la siccità c'è stata dappertutto, anche in altre regioni, come dicevo. Però non hanno questi problemi che abbiamo qua. Il problema che abbiamo qua, poi mi sono informato, è che non hanno costruito la diga dell'Esaro come secondo rifornimento di acqua per la provincia di Cosenza. Quindi questa è una colpa della regione. Anche a Catanzaro, come nelle altre città italiane, si è tenuto lo sciopero generale dei lavoratori pubblici e privati contro lo Jobs Act e la legge Fornero. Oggi è lo sciopero generale, in tutte le piazze d'Italia ci sono i lavoratori pubblici e privati per scioperare contro le politiche di questo governo, per abolire il Jobs Act, che ha prodotto solo privatizzazione e precarizzazione del rapporto di lavoro, per abolire la Fornero, per una buona scuola, per una buona sanità. In più abbiamo i problemi nostri regionali. Noi abbiamo un governo regionale che non si è degnato ancora oggi a convocare un tavolo sul lavoro. Abbiamo i lavoratori di Crotone dismessi, faccio un esempio, della provincia, che sono stati buttati fuori dal circuito lavorativo e sono in mezzo alla strada. I lavoratori a Vibol ce l'abbiamo sopra i tetti, i lavoratori della vigilanza a Catanzaro licenziati e non pagati, non sappiamo come bisogna fare. Noi oggi facciamo sciopero generale e nei prossimi giorni ci impegneremo perché, voglio dire, i lavoratori riprendono la loro dignità, perché non è possibile vivere in questo paese con un contratto di lavoro scaduto da 9 anni e non rinnovato, o meglio, le politiche di CGIL e CISL e UIL che prevedono 85 euro di aumenti contrattuali dopo 10 anni, insomma, che non prendiamo un aumento contrattuale. Il pubblico impiego è da anni che è massacrato con una politica che prevede soltanto tagli, con un rinnovo contrattuale che è fermo da ben 9 anni e le cui proposte da parte dell'amministrazione, con la complicità e l'accordo di CGIL e CISL e UIL, prevedono un aumento assolutamente irrisorio di 85 euro a fronte di 9 anni di blocco contrattuale. Le richieste dell'USB sono di adeguamento all'inflazione, solo quello, e per questo l'aumento richiesto è di 300 euro. La cosa vergognosa è che anche in Calabria stiamo pagando tantissimo questa politica contro il pubblico impiego, per cui si tagliano servizi, vengono ridotte i servizi, per esempio agli ospedali, vengono chiuse strutture, vengono chiusi i reparti, e si incentiva invece la sanità privata, così come si incentiva la scuola privata. Noi riteniamo che questi servizi, che sono essenziali, istruzione, sanità e tutti gli altri servizi essenziali, debbano rimanere pubblici. Franco Marini ha partecipato all'incontro sul tema La Brigata Catanzaro, una storia di eroismo durante la Prima Guerra Mondiale. È importante ricordare la Grande Guerra e come cambiò il mondo, cambiò l'Europa. E poi c'è una questione per la quale oggi siamo qui, è quella di riflettere su una realtà che a volte straordinariamente coinvolgente, nel senso che il coraggio della Brigata Catanzaro è sostenuta ed accettata in Italia. Io lo vedo andando in giro, essendo presidente del comitato per questa ricorrenza della Grande Guerra, vedo che la Brigata Catanzaro è un punto che sul piano del coraggio, dell'impostazione della sua realtà nelle battaglie durissime, nelle trincee della Grande Guerra, tutti sanno che è stata una grande esperienza militare. Ci sono state, come per le difficoltà, la vita terribile nelle trincee,
e insomma le difficoltà anche dello svolgimento della guerra per, nel settore italiano e negli altri, la Brigata Catanzaro come altro qualche volta ha avuto qualche problema con la struttura militare di fondo, ma sempre poi Catanzaro non si distingue, una brigata di valorosi, ricordata anche da uomini che stavano lì, hanno combattuto. C'era D'Annunzio che di tutto era ricco, qualche volta lo criticavano perché era un poeta oltre che un combattente, però il coraggio non gli mancava e tutte le volte che capitava diceva quel valoroso reggimento, quei due reggimenti di fanteria valorosissimi dei catanzaresi, in realtà, questo, non solo lui. Poi anche Corridoni, che è un eroe, una medaglia d'oro, che era un sindacalista rivoluzionario, morì nel 15 e dopo aver militato dentro il reggimento 142 della Brigata Catanzaro, in una lettera inviata alla famiglia dice: qui si muore, a noi lui faceva, proprio si era buttato avanti, era un personaggio anche questo molto, molto importante, dice: qui la morte ci gira attorno. Se non mi sbaglio la parola che disse, però mi trovo in questo valore strepitoso, importante realtà dei giovani calabresi. Destinazione Sila, il progetto che comprende 7 imprenditori che operano sull'altopiano silano e che ha vinto il premio Invitalia, è stato presentato presso la sede del Parco Nazionale della Sila. Destinazione Sila è il progetto imprenditoriale presentato presso la sede del Parco Nazionale della Sila a Lorica e comprende una rete di imprese che operano sul territorio dell'altopiano silano che hanno deciso di mettersi insieme per ottimizzare l'offerta turistica, un'idea che ha vinto il primo premio di Invitalia. Un contratto di rete fra imprese turistiche del comprensorio silano. Comprensorio perché le imprese provengono da San Giovanni in Fiore, Camigliatello Silano e Lorica. Una rete che ha unito una serie di attori fondamentali di questo comprensorio turistico e che ha partecipato a una gara di Invitalia vincendo il primo premio in assoluto per l'offerta turistica integrata e innovativa in ambito montano. Un'idea imprenditoriale innovativa che coinvolge almeno inizialmente 6 imprenditori che operano sull'altopiano silano. La composizione iniziale è di 7 imprese, ma questo è un nucleo iniziale che vuole essere apripista di un percorso più ampio e più partecipato che auspichiamo possa coinvolgere tante imprese e tante realtà presenti in Sila. Un progetto che riguarda l'altopiano silano e che comprende il Parco Nazionale e che può rappresentare un ulteriore motivo per contribuire al riconoscimento dell'ente parco come patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. Ci auguriamo che l'iniziativa della rete di imprese possa dare il proprio contributo al successo della candidatura del Parco Nazionale della Sila per il riconoscimento come patrimonio dell'UNESCO, anche e soprattutto perché l'offerta turistica che stiamo andando a costruire anche con l'ausilio di importanti esperti è tutta incentrata sulla valorizzazione della biodiversità straordinaria della Sila. E ora ci spostiamo ad Amantea, nel Cosentino, si punta sul commercio con l'organizzazione di numerosi eventi. Organizzare eventi ed ideare nuove iniziative che possano favorire la crescita economica e del commercio. E questo uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale di Amantea, centro del Basso Tirreno Cosentino. Nei giorni scorsi abbiamo parlato della tradizionale fiera, ma in calendario ci sono già altri eventi. Venerdì 24 sarà la volta del Black Friday, ma in cantiere ci sono anche altre iniziative. Noi stiamo cercando di creare ad Amantea un laboratorio di idee e insieme alle associazioni di categoria di organizzare manifestazioni per tutto l'arco del
dell'anno. Una delle manifestazioni che tra poco verrà messa in atto, organizzata dall'Associazione Commercianti di Amantea, è il Black Friday, che si terrà a fine mese, diciamo di novembre, dal 24 al 25 al 26. Un'altra associazione molto attiva sul territorio è l'Associazione Commercianti di Campora San Giovanni, una nostra frazione, che anche loro organizzeranno questo tipo di evento, e insieme anche a dei mercatini di Natale sia ad Amantea che a Campora. Diciamo, siamo un laboratorio di idee, infatti, su questo punto di vista. È molto importante anche d'estate la Notte Bianca, che viene eseguita qui ad Amantea, che è una delle manifestazioni più belle del territorio. E cambiamo argomento. È stato inaugurato a Celico un nuovo campo sportivo, fra l'entusiasmo della comunità. Investire sullo sport non significa soltanto fornire un servizio utile per la pratica di diverse discipline, ma anche puntare sull'aspetto sociale dello sport e su tutti quei benefici che ne comporta la pratica, non solo da un punto di vista fisico, ma anche in tema di formazione e crescita. Anche sotto quest'ottica va vista l'inaugurazione di un campo sportivo avvenuta nel comune di Celico, centro in provincia di Cosenza, precisamente in contrada Salerni. Un terreno donato alla professoressa Silvana Morelli, presente alla cerimonia di inaugurazione, è stato così trasformato, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, in un luogo dove sarà possibile praticare sport. Non è stata solo una semplice inaugurazione, ma anche una cerimonia attraverso la quale il campo sportivo è stato intitolato proprio ai genitori della professoressa Silvana Morelli. Un momento importante che non è un punto di arrivo, ma deve essere visto come un vero e proprio inizio. Il Berretto a Sonagli di Pirandello apre ufficialmente la stagione teatrale a Lamezia Terme. È stato il Berretto a Sonagli di Luigi Pirandello, per la regia di Sebastiano Lo Monaco, ad aprire la stagione teatrale Ama Calabria 2017-2018 a Lamezia Terme, in un teatro Grandinetti, stracolmo in ogni ordine di posto. Abbiamo registrato anche quest'anno una consistente vendita di abbonamenti, e sono rimasti, perché è giusto che sia così, una cinquantina di biglietti che vengono venduti la sera. Questo per consentire a chi non ha fatto l'abbonamento di avere comunque la possibilità di fruire di uno dei 12 spettacoli che costituiscono questa stagione, diversificata nella proposta ma unificata dalla qualità di tutte le rappresentazioni. Sebastiano Lo Monaco porta in scena alla Lamezia Terme il Berretto a Sonagli di Luigi Pirandello, a 100 anni dalla stesura, insomma, di questa commedia. A 100 anni li compie quindi anche il personaggio che lei interpreta, Ciampa. Se Dio ancora no, ne ho 40 di meno di 100, spero di arrivare a 100. E io interpreto questo personaggio esattamente da 27 anni. Ho cominciato a farlo nel 92 davanti alla casa natale di Pirandello, nel piazzale che lui stesso chiamò Caos. Nacqui in una notte di giugno, in una sera di giugno, in quel piazzale chiamato Caos, davanti a quel mare africano sotto un ulivo saraceno. È uno spettacolo straordinario, è un testo che porto in giro da anni, non è che faccio solo questo da 27 anni, ho fatto mille altre cose, e devo dire che qui a Lamezia l'accoglienza è straordinaria. Stasera il teatro è tutto esaurito, domani mattina ci sarà una recita per gli studenti, tutta esaurita, e quindi io e Pirandello insieme, come dire, abbiamo un discreto riscontro. Ma voi eravate qua? Tutto il paese ha visto, ha sentito, certo. E beh, dico, eh? No, dico, La porta nel manicomio è pazza. E anche per questa edizione è tutto, io vi aspetto nei prossimi appuntamenti di Calabria News 24 Informa. Grazie per essere stati con noi anche oggi, buona serata a tutti.